Poter mangiare al caldo anche nei mesi più freddi, la situazione difficile dell'emergenza sanitaria stava mettendo a rischio anche questo, e così le cucine popolari di Padova hanno deciso di assicurare un pasto 7 giorni su 7. Prima del Covid erano le parrocchie a gestire i pranzi domenicali. In questi mesi il servizio era stato sostituito dalla distribuzione dei cestini. Con l'arrivo del freddo questa soluzione però non era più adeguata. Di fronte a questa disponibilità delle cucine però ci siamo detti, va bene, le cucine offrono la struttura e il personale per gestire l'accoglienza, però tutto il resto lo dovete gestire voi. Per cui c'è stata una piena assunzione di responsabilità da parte delle parrocchie e dei volontari, che poi si sono organizzati. Dalla prima settimana di dicembre le cucine popolari di via Tommaseo sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con le suore, gli operatori e i volontari, mentre domenica con una ventina di volontari delle parrocchie della città che gestiscono mensa e turni. Un grande impegno reso possibile da una solida rete di collaborazione, da un numero crescente di ragazzi e associazioni che si sono messi a disposizione per garantire attenzione agli ultimi. La stragrande maggioranza delle persone che vengono alle cucine non avrebbero un altro luogo dove andare a mangiare, ecco. E quindi questa è stata la nostra attenzione, continuare ad offrire a loro un servizio essenziale. Ogni giorno sono oltre 230 i pasti serviti. I turni a causa del Covid sono più veloci perché all'interno possono sedersi 40 persone anziché 100. Siccome non saremo in grado di accogliere tutti come facevamo prima, ecco, del coronavirus, perché abbiamo ridotto appunto i posti da 100 a 40, allora a pranzo noi siamo aperti dalle 11:15 alle 13:40, quindi c'è un arco di tempo abbastanza ampio, insomma. A cena invece l'orario è dalle 18 alle 19. Dal 14 dicembre inoltre riapre il servizio mensa serale durante la settimana, con la distribuzione di pasti ai più bisognosi che vivono in strada o nelle strutture di accoglienza senza servizio cucina. Domenica sera invece continua la distribuzione di panini.